Nell'articolo 1, sempre continua, finalità e ambito di applicazione, e qui vi sottolineo, diciamo, un primo elemento. Siamo, ripeto, nella parte introduttiva dell'avviso. Vi sottopongo un primo elemento, diciamo, che può essere utile, cioè l'erogazione, il finanziamento viene costituito da un importo forfettario. Allora, la modalità prevalente, come voi sapete molto bene, di utilizzazione dei fondi, in particolare dei fondi strutturali, è quello della rendicontazione a costi reali. Cioè io rispondo a un bando, vengo selezionato, realizzo l'intervento e quindi man mano rendiconto sulla base della spesa effettuata, quindi con i vari giustificativi di spesa. La rendicontazione a costi reali. In diversi casi, non sempre, ma in diversi casi, nel PNRR e anche nei fondi 21-27, come vedremo fra breve, viene anche utilizzata, vengono utilizzate le cosiddette opzioni semplificate di costo. Che sono le opzioni semplificate di costo? Sono delle modalità di rendicontazione che non sono basate sulla spesa sostenuta, ma sull'ottenimento di oggetti. Sostanzialmente, e quindi sugli input oppure sulle realizzazioni, in alcuni casi anche sui risultati di un'operazione. Che forma possono prendere? Ho quelle le tabelle standard di costi unitari. Ad esempio, io so che la formazione di una persona in cerca di occupazione su un determinato corso è di 50 euro a giornata. Questo lo stabilisco in anticipo. Alla fine della mia attività di formazione, io so che avrò svolto 100 giornate di formazione a vantaggio di un certo numero di disoccupati. Allora devo semplicemente moltiplicare queste 100 giornate per i 50 euro a giornata che costituisce il mio parametro, il mio costo unitario, e ottengo il finanziamento a cui ho diritto. Non devo rendicontare la spesa dei professori, la spesa delle aule, l'eventuale borse, diciamo, conferite ai partecipanti all'attività. Alla fine, come soggetto titolare, come beneficiario, se mi passate il termine, devono semplicemente dire: io ho svolto, devo argomentare, devo giustificare, ho svolto queste giornate di formazione. E quindi diciamo, la mia remunerazione di beneficiario viene automaticamente determinata. Un'altra opzione semplificata di costo è quella delle somme forfettarie, cioè delle somme una tantum sostanzialmente, e questo ad esempio è il caso di questo avviso che stiamo vedendo. Si possono anche applicare dei finanziamenti a tasso forfettario, per esempio il 15% delle spese di personale, poniamo, è ammissibile ad una determinata procedura, diciamo, di finanziamento. Quindi, ripeto, questo perché ve lo sottolineo, diciamo, con un particolare interesse? Perché nell'ambito dei fondi 2021-2027 le opzioni semplificate di costo si sono estese. Diciamo che negli passati periodi di programmazione sono state utilizzate soprattutto nell'ambito del Fondo Sociale Europeo. Invece nel 21-27 noi abbiamo un'estensione delle opzioni semplificate di costo anche al FESR, fino ai 200.000 euro. E quindi questo significa che c'è una certa semplificazione delle modalità di rendicontazione per interventi comunque minori, ma comunque diciamo nell'ambito, insomma, che abbiano comunque una certa consistenza. L'articolo 2, riferimenti normativi. Allora, qui naturalmente io non entro nel merito, diciamo, dei singoli passaggi, dei singoli riferimenti che vengono dati dall'articolo 2 dell'avviso, ma ne approfitto per segnalarvi due cose. Allora, questi sono alcuni dei riferimenti normativi e in particolare sono le circolari del MEF, in particolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Servizio Centrale per il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Il MEF, o meglio, la Ragioneria Generale dello Stato, produce con una certa continuità
indirizzi e disposizioni per l'attuazione delle diverse fasi, delle diverse attività del PNRR. Qualcuno di voi sicuramente ricorderà la famosa battuta di Massimo Troisi, in cui lui diceva: io sono uno a leggere, loro sono milioni a scrivere. E un pochino questo è il caso, nel senso che mantenere alta l'attenzione, l'informazione su tutta questa produzione regolamentare non è facilissimo. Però, diciamo, almeno abbiamo almeno un paio di fonti informative sistematiche. Una è Italia Domani, che in particolare nella sezione relativa agli strumenti, a sua volta una sezione che riguarda è articolata anche in una sezione che riguarda documenti, dove vengono conservate, diciamo, ordinatamente tutti i decreti e le circolari che danno disposizioni sull'attuazione del piano. Diciamo, poi come consiglio di lettura, sul piano diverso, sul piano generale, un po' per combattere questa frammentazione dell'informazione, vi segnalo anche un documento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in cui dà un po' una guida complessiva ed integrata delle varie disposizioni, e quindi in maniera sintetica, punto per punto, richiama le norme essenziali che regolano i vari aspetti, diciamo, dell'attuazione del piano. Però, insomma, ecco, questo, diciamo, vi sottolineo, insomma, la rilevanza di questo passaggio, ripeto, perché c'è una produzione dispositiva regolamentare molto intensa e in qualche modo, diciamo, come attuatori del piano, noi dobbiamo tenerne conto, diciamo, e mantenerci allineati rispetto a questa informazione. L'articolo 3 definizioni, c'è un allegato apposito, questa è una cosa, come dire, che ritengo valida, insomma, che chiarisce alcune terminologie utilizzate nel PNRR. Nell'articolo 4 si dà la dotazione finanziaria dell'avviso e poi si richiama quell'aspetto del tag interterritoriale di cui vi dicevo in precedenza. Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di soggetti attuatori ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e quindi al Mezzogiorno. C'è una certa differenza rispetto ai fondi, nel senso che di questo poi parleremo. Non tutto il Mezzogiorno è regione meno sviluppata, insomma, sostanzialmente l'Abruzzo ne è fuori, ma questa, insomma, è una distinzione formale. Per quanto riguarda il PNRR, noi facciamo riferimento al Mezzogiorno nella sua definizione storica. Ecco, questi articoli non hanno bisogno di particolari chiarimenti, ma li riporto per completezza. I soggetti attuatori ammissibili sono esclusivamente i comuni, che possono presentare una sola domanda di partecipazione. Gli interventi finanziabili sono appunto questi di attivazione e migrazione dei servizi comunali sull'app IO. Adesso, esaurita un po' questa parte, come dire, generale di informazione sull'avviso, entriamo un pochino più nel merito dei criteri di ammissibilità delle proposte. Allora, cominciamo da una elencazione piuttosto generale, diciamo, dei criteri di ammissibilità, gli elementi comuni di ammissibilità. Cosa trovo io nei bandi che determina l'ammissibilità della mia iniziativa? L'obbligo di conseguimento di milestone e target, e a questo punto questo principio di ammissibilità dovrebbe risultarci chiaro. Il nostro paese, il governo, ha un impegno a realizzare i milestone e target che sono stati definiti nel PNRR e in particolare nella decisione di esecuzione del Consiglio sul PNRR, e questo si trasla sui soggetti attuatori, che quindi si impegnano a contribuire al conseguimento di questi milestone e di questi target. Il secondo principio è quello del DNSH, cioè quello del rispetto di alcuni criteri ambientali.
Su questo torneremo fra breve, e quindi non do per adesso, diciamo, ulteriori chiarimenti. Si tratta comunque di un principio di sostenibilità ambientale dei miei interventi. Il terzo criterio è quello della marcatura ambientale e digitale. Anche nella nostra comunicazione abbiamo mantenuto il termine tagging, che vuol dire in sostanza che gli interventi devono avere un effetto in termini di miglioramento delle condizioni ambientali e anche di progresso verso la transizione digitale. In particolare, ciascuna misura del PNRR viene attribuito un coefficiente rispetto alla sua capacità di produrre effetti nelle materie della transizione climatica e della transizione digitale. Questi coefficienti sono lo 0% nel caso in cui non ci siano effetti, ma comunque non ci siano effetti nemmeno negativi, in particolare dal punto di vista ambientale. Il 40%, quindi l'intervento è in grado di contribuire, anche se parzialmente, anche non è quella la sua missione specifica, agli obiettivi della transizione climatica e digitale. E infine una marcatura del 100%, cioè l'intervento è in grado di contribuire in maniera fondamentale, importante, del 100%, tutto l'intervento è destinato a questo in termini di effetti sulla transizione climatica e sulla transizione digitale. Ogni misura ha già questa caratterizzazione, cioè per ogni misura del PNRR è già definita la marcatura ambientale e digitale. Quindi a livello di soggetti attuatori, noi dobbiamo impegnarci soltanto a verificare, a sorvegliare, ad attuare. Non sono tre range, sono proprio tre coefficienti fissi, prefissati, diciamo così. E quindi a livello di soggetti attuatori, noi dobbiamo impegnarci a sorvegliare, sia a progettare, sia a sorvegliare degli interventi che effettivamente rispondano a questa marcatura, cioè che si svolgano assicurando il loro contributo rispetto alla transizione climatica e rispetto alla transizione digitale. Ripeto, perché avendo noi già stabilito questi coefficienti in sede di misura, tutti gli investimenti e tutte le riforme che attuano la misura, che attuano, diciamo, la componente sostanzialmente, la misura, ecco, tutti questi progetti di investimento e le riforme si portano già prefissato il loro coefficiente di impatto in termini di transizione climatica e di transizione digitale. Il quarto principio è quello della sana gestione finanziaria. I soggetti attuatori in particolare devono innanzitutto scongiurare il rischio del doppio finanziamento, e adesso su questo fra breve torneremo, e devono naturalmente mettere in opera tutti gli accorgimenti necessari a prevenire conflitti di interessi, frodi e un uso distorto, diciamo, delle somme. Il quinto elemento comune di ammissibilità dei progetti riguarda la comunicazione e l'informazione. Chi di voi ha lavorato sui fondi sa quanto l'Unione Europea ritenga questo principio importante. Adesso piano piano ci arriviamo sul tagging, diciamo, e anche sul DNSH. Adesso facciamo un po' un focus. Ecco, chi di voi ha lavorato con i fondi sa quanto nei regolamenti dell'Unione Europea abbiano importanza le regole relative alla comunicazione e all'informazione. In sostanza, diciamo, tutti i progetti finanziati dai fondi e finanziati anche dal PNRR devono garantire un'adeguata visibilità ai finanziamenti che hanno permesso di realizzarli, quindi con targhe, con emblemi, con loghi e così via. Cioè, come dire, ci sono delle regole molto, molto precise, molto specifiche
sull'informazione che deve essere garantita, diciamo, a livello in particolare dei soggetti attuatori, alla fonte del finanziamento comunitaria, sostanzialmente. Il sesto elemento comune è quello della conservazione della documentazione. Qui entriamo ovviamente, diciamo, in un campo che certamente vi è ben noto. Naturalmente, come attuatori dobbiamo prendere un impegno a conservare adeguatamente la documentazione e a renderla disponibile al complesso sistema di controlli che viene istituito per il PNRR così come per i fondi. Lo stesso discorso vale per l'ammissibilità e la tracciabilità delle spese. Esistono, in particolare a livello di ammissibilità, sia dei criteri generali riguardo alla collocazione temporale della spesa, riguardo alla coerenza, riguardo alla congruità e così via. Di questo parleremo comunque nei prossimi webinar, e naturalmente sulla tracciabilità delle spese. Quindi il soggetto attuatore si impegna, diciamo, a seguire tutte le regole necessarie a fare in modo che tutte le transazioni siano perfettamente identificabili, tracciabili e riferibili al progetto finanziato. L'ottavo e il nono elemento comune di ammissibilità dei progetti riguardano delle priorità cosiddette trasversali del piano. Lo stesso regolamento istitutivo dei piani nazionali di ripresa e resilienza, insomma, stabilisce che la parità di genere e la valorizzazione dei giovani, insomma, il sostegno, diciamo, alle nuove generazioni debbano essere diciamo dei criteri in sostanza di selezione dei progetti, ad esempio prevedendo quando necessario delle riserve finanziarie, dei criteri premiali che appunto garantiscono, ad esempio, l'imprenditorialità giovanile, l'imprenditorialità femminile o la partecipazione al mercato del lavoro e così via. Insomma, ecco. Il nono elemento comune di ammissibilità dei progetti è quello che riguarda la riduzione dei divari territoriali, e di questo abbiamo parlato. Ogni avviso deve stabilire qual è la parte della dotazione finanziaria che è riservata in particolare alle regioni del Mezzogiorno. Ecco, a questo punto, scorrendo in particolare l'articolo 7 dell'ammissibilità delle domande di partecipazione, quello che viene detto dell'avviso ci dovrebbe essere immediatamente chiaro. Requisiti di ammissibilità, in particolare, la coerenza del progetto con i target e milestone previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Diciamo, quota, il soggetto attuatore deve contribuire a raggiungere quei target, quei milestones. Le attività devono decorrere dal 1 aprile del 2021, cioè da quando è stato istituito il piano. Devo dire, ci sono delle deroghe sui cosiddetti progetti in essere che sono ammissibili a partire dal 2020, ma questo è un dettaglio. Il progetto non è finanziato da altri fondi e rispetta il principio di addizionalità, e questo un attimo lo esaminiamo fra breve con maggior dettaglio: doppio finanziamento e addizionalità. Il progetto rispetta il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. E questo su un piano generale, finora questo dovrebbe quindi esserci chiaro. Qual è la questione del doppio finanziamento e dell'addizionalità? Il doppio finanziamento è assolutamente, come ovvio, questo è di buon senso, è vietato, e anzi i soggetti attuatori devono mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari ad evitarlo. Che significa doppio finanziamento? È quando un medesimo costo venga rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. E quindi io finanzio con gli stessi fondi, per esempio col PNRR, con i fondi 2021-2027, lo stesso edificio, la stessa ristrutturazione, lo stesso corso di formazione e così via.
E ovviamente, diciamo, questo è vietato non solo dall'Unione Europea, diciamo, ma ovviamente da qualsiasi nostra normativa. Diciamo, la specificità sta nel fatto che i soggetti attuatori devono mettere in atto tutte le iniziative atte a scongiurare la possibilità di doppio finanziamento. Invece è assolutamente accettabile il cumulo dei finanziamenti, cioè in sostanza quando anche un solo intervento, un solo progetto viene cofinanziato da diverse fonti, ad esempio da fonti del bilancio dello Stato e dal PNRR, però ovviamente a copertura di diverse quote parti di un progetto. Chiamiamola integrazione dei fondi, chiamiamola addizionalità, cumulo delle risorse, però insomma non c'è nessuna preclusione al fatto che un progetto venga finanziato da più fonti, ma ovviamente devono essere ben distinguibili le parti finanziate rispettivamente dall'uno e dall'altro fondo. Proseguiamo nella lettura dell'avviso. Anche qui si tratta di questioni che abbiamo un po' introdotto, siamo sempre nell'articolo 7. Tagging del climatico e digitale. Ecco, come vi dicevo in precedenza, noi abbiamo che le misure del PNRR, tutte le misure del PNRR sono classificate, come vi dicevo, in base alla loro capacità di impatto, al loro effetto sulla transizione digitale, sulla transizione climatica. E quindi ciascuna misura ha uno 0% quando non ha nessuna attinenza. Il che non toglie che non provochi danni sull'ambiente, che è un'altra cosa, o il 40% o il 100%. Quindi noi quando facciamo un investimento, anche per esempio un investimento come quello che stiamo considerando, cioè la migrazione di servizi comunali sulla piattaforma, io già so in anticipo la mia percentuale di impatto sulla transizione climatica e sulla transizione digitale. Quindi, che cosa devo fare come soggetto attuatore? Devo verificare che in fase di attuazione vi sia una piena rispondenza del progetto rispetto al campo di intervento individuato a monte dalla Commissione europea e devo assicurare che l'attuazione si svolga in conformità con i requisiti previsti dal piano, insomma, rispetto alla misura. Quindi devo verificare, insomma, che l'attuazione del mio investimento sia pienamente in linea con i requisiti generali della misura. Nel comma E, nella lettera E dell'articolo 7, richiamato anche, vedete, vengono richiamati i principi trasversali della parità di genere e della valorizzazione della componente giovanile. Come vi dicevo, questo è previsto già dal regolamento istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Spesso potete vedere questo regolamento di dispositivo della ripresa e resilienza come regolamento RRF, Recovery and Resilience Fund. Non so perché, ma molti continuano a usarlo, diciamo, con l'acronimo inglese. E comunque è il regolamento della Commissione che poi ha stabilito le regole per la formulazione dei piani nazionali di ripresa e di resilienza. Questo significa che quando possibile, ovviamente, per esempio nell'investimento che stiamo esaminando, è difficile pensare a, come dire, dei contributi particolari su parità di genere e valorizzazione giovanile, anche se alcuni servizi, per esempio, possono favorire questi principi. Ecco, comunque, insomma, il principio vuole che gli avvisi, ripeto, quando possibile, introducano, per esempio, criteri per promuovere l'imprenditorialità giovanile, o l'imprenditorialità femminile, o la parità di genere, o l'assunzione di giovani lavoratori, o l'inclusione lavorativa delle persone disabili, insomma, e così via. Quindi ci vuole un'attenzione specifica delle amministrazioni che emettono i bandi a prevedere quando possibile, quando necessario, criteri di questo tipo e naturalmente per le amministrazioni, per i soggetti attuatori,
quando previsto a livello di criteri nell'avviso, ovviamente, insomma, è un punto, diciamo, di interesse quello di costruire dei progetti che rispondano a questi criteri, relativi ai principi trasversali. Qui mi limito a scorrere il testo dell'avviso, stiamo ancora sull'articolo 7, ammissibilità delle domande di partecipazione. Ammissibilità in particolare di soggetti attuatori, qua vale un principio di sana gestione finanziaria, di questo abbiamo parlato, ricordate come elemento comune di ammissibilità. Il soggetto attuatore deve mettere in atto tutte le iniziative organizzative e regolamentari che permettano di prevenire conflitti di interesse, frodi, corruzione e così via, e anche accorgimenti che permettano di rispettare il divieto del doppio finanziamento. Esiste poi una regola generale di ammissibilità che riguarda la capacità operativa e amministrativa dei soggetti attuatori. Anche sull'articolo 8 posso andare abbastanza rapidamente. Qui, diciamo, gli elementi, diciamo, non relativamente non banali sono ancora il richiamo al fatto che ovviamente il progetto si deve concludere all'interno di un cronogramma ben definito e quindi entro termini definiti dall'avviso. Richiama ancora il principio del momento di partenza delle attività ammissibili e ripete ancora il principio della non cumulabilità del finanziamento con altre spese. Il comma 6 ci dice anche che le attività avviate a decorrere dal 1 aprile 2021 con risorse proprie dei soggetti attuatori sono finanziabili dagli avvisi. Sull'articolo 9, l'unico aspetto, diciamo, che vi richiamo è questo della, come dire, della globalità, possiamo dire, del principio della trasmissione elettronica dei dati. Tutto avviene attraverso scambi elettronici, quindi la domanda di finanziamento esclusivamente attraverso il sito PA Digitale 2026, ovviamente tutto fatto con identità digitali dell'utente, domanda anche di erogazione finanziaria, anche questa veicolata attraverso modalità elettroniche. Anche qui non c'è niente di particolarmente complesso, diciamo. Un aspetto, diciamo, che invece voglio sottolinearvi è questo. Quest'avviso, come dicevo, è molto semplificato, nel senso che poi alla fine, vedete, c'è una verifica di ricevibilità e ammissibilità fatta in base sulle domande in base all'ordine cronologico di presentazione. Naturalmente molte altre misure, insomma le misure più complesse, prevedono invece dei criteri di valutazione, in base a cui le proposte vengono ordinate per merito. Quindi una volta superato l'esame della ricevibilità e della ammissibilità quindi significa aver soddisfatto tutti questi principi che stiamo ordinatamente scorrendo, c'è una fase di valutazione competitiva dei progetti. Ad esempio, appunto, traggo, diciamo, un esempio da un bando completamente diverso, un bando chiuso del MITE, del Ministero per la Transizione Ecologica, che aveva per oggetto la realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, e qui c'erano, vi introduco questo, diciamo, come nozione generale, come criteri di valutazione. Noi trovavamo lo stato della progettazione, naturalmente più il progetto è definito, diciamo, e maggiore il punteggio che riceve, la popolazione servita in rapporto alla popolazione residente.
e quindi l'incidenza del progetto in termini di soddisfacimento del fabbisogno di gestione di rifiuti, il miglioramento atteso nel tasso di raccolta differenziata, l'adeguatezza delle soluzioni tecnologiche previste, la capacità di contribuire alla risoluzione di infrazioni comunitarie che nel campo della gestione dei rifiuti, soprattutto nel Mezzogiorno, sono molto severe, la congruità e realismo del quadro economico e la congruità del cronoprogramma, cioè il fatto che il cronoprogramma sia elaborato, diciamo, in maniera razionale, che rispetti i tempi dell'avviso e che possibilmente anzi permetta dei guadagni di tempo rispetto a quanto previsto dall'avviso. Naturalmente a ciascuno di questi criteri è associato un punteggio e una valutazione esperta, naturalmente, per esempio pensate all'adeguatezza delle soluzioni tecnologiche previste e sulla base, diciamo, di questa competizione si fa poi la graduatoria, quindi alcuni dei progetti migliori vengono finanziati, altri non vengono finanziati. Quella dei criteri di valutazione, devo dire, soprattutto parlando nelle regioni meridionali del Mezzogiorno, quella dei criteri di valutazione, questo è diciamo, un mio modestissimo parere, è una strada sbagliata, nel senso che io non devo mettere in competizione delle amministrazioni che soffrono dello stesso fabbisogno, ma devo piuttosto accompagnarle alla progettazione e all'attuazione di interventi che servano loro a risolvere questi problemi. C'è una contraddizione, come posso dire, proprio in termini di impatto e di efficacia, insomma, degli interventi adottando una prospettiva di questo tipo. Quando possibile, sto vedendo che in particolare sul PNRR c'è un ricorso abbastanza diffuso, quando possibile, non sempre possibile, quando possibile, a delle modalità di riparto. Il che però non implica che le amministrazioni comunali non abbiano poi bisogno, in effetti, di un accompagnamento per progettare e realizzare. Ancora articolo 10, un altro, sicuramente questo sarà un aspetto che vi è ben noto. Il CUP è il dominus, diciamo, dell'anagrafica del progetto, no? Nel senso che come funziona, cioè come dire, la digitalizzazione come dire, integrale di queste procedure, il CUP naturalmente è l'elemento anagrafico base e quindi ci dice l'avviso entro 5 giorni il soggetto adottatore deve inserire il CUP all'interno della piattaforma PA digitale per accettare il finanziamento, deve essere fatto in tempo utile a pena di non finanziabilità. Nell'ambito del PNRR le amministrazioni stanno producendo dei template che aiutano le amministrazioni ad una generazione del codice attraverso una procedura semplificata. Il CUP poi viene controllato dall'amministrazione titolare e poi quindi viene accettato e di questo viene data naturalmente l'informazione al soggetto attuatore. Su Open CUP, non Open CAP, ma Open CUP, trovate questi template che le varie amministrazioni stanno producendo, ripeto, per predisporre una modalità guidata e semplificata di conseguimento di apertura del CUP. Il CUP può, naturalmente, il CUP può anche essere un CUP esistente, nel senso che abbiamo più volte ripetuto che il progetto sia perfettamente coerente con la misura di riferimento, i progetti in essere sono finanziabili. L'articolo 10 ci dice semplicemente che il Dipartimento per la Trasformazione Digitale approva l'elenco delle domande finanziate, emette il decreto di finanziamento e dà informazioni, ovviamente, dà informazioni alle amministrazioni beneficiarie dell'avvenuto finanziamento, con tutti gli obblighi di pubblicità che ne seguono. Adesso, diciamo,
Cerchiamo un po' di chiarire questa questione del principio DNSH. Allora, diciamo, come dire, spiegare in sintesi l'applicazione di questo criterio non è facile, però spero di dare, diciamo, le indicazioni più accessibili possibili. Da dove viene fuori? C'è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento numero 852 del 2020, che è un regolamento molto importante per quanto riguarda le disposizioni relative ai cosiddetti investimenti sostenibili. E in particolare il regolamento, vedete, è relativo alla istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e reca modifiche di un regolamento precedente. Il regolamento, come potete immaginare, interviene in numerosi campi. Sarebbe opportuno che su questo ci fosse un'informazione ampia e mirata, perché è un regolamento che incide molto anche sulle nostre procedure. Noi qui ci limitiamo a mettere in evidenza che questo regolamento, detto anche regolamento tassonomia, ha identificato sei grandi obiettivi ambientali: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Il regolamento, a sua volta, istitutivo del dispositivo di ripresa e resilienza, ha detto: questo principio DNSH, do not significant harm, cioè non danneggiare in maniera significativa, deve essere associato a questi sei regolamenti, a questi sei obiettivi. Cioè, per ciascuno di questi obiettivi io ho una serie di dispositivi e specifiche tecniche che permettono di valutare gli interventi infrastrutturali, di servizio, di quello che sia, in base alla loro capacità di incidere su questi obiettivi. Adesso, sulla base di questo quadro generale, che cosa è stato fatto? Innanzitutto una autovalutazione, cioè tutti gli investimenti e tutte le riforme del piano sono stati valutati. In particolare è stato valutato l'impatto potenziale di questi investimenti e di queste riforme sui sei obiettivi ambientali. E in particolare questi impatti sono stati riportati a quattro grandi casistiche. La misura ha un impatto nullo trascurabile sull'obiettivo, la misura sostiene l'obiettivo con un coefficiente del 100%, cioè in grado di incidere positivamente su quell'obiettivo al massimo. La misura contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo ambientale, ad uno dei sei obiettivi ambientali. La misura richiede una valutazione DNSH complessiva, quando non sia possibile applicare uno dei tre criteri precedenti, e quindi è necessario costruire una valutazione ad hoc. Sulla base di questa autovalutazione è stata fatta una mappatura, cioè per ciascun investimento del PNRR è stata costruita un'associazione con delle schede tecniche, cioè delle schede tecniche che danno sia informazione, sia stabiliscono dei vincoli da rispettare per documentare il rispetto dei requisiti di rispetto ambientale. Quindi immaginatevi una matrice, adesso ve la faccio vedere nella prossima slide, una matrice in cui a ciascun intervento del PNRR, a livello dei singoli investimenti previsti dal PNRR, ecco, viene associata una scheda tecnica. Ecco, mi rendo conto, diciamo, che adesso vi faccio vedere quali sono le schede. Non è
i vari investimenti del PNRR e poi ho, vedete, segnato con delle crocette l'incrocio con le schede tecniche di riferimento. Questa è la prima pagina di una tabella di 50 pagine, naturalmente, nel senso che le schede tecniche sono 23 e gli investimenti sono molto numerosi, insomma, sono credo 400, adesso non ricordo con precisione il numero, però sono centinaia. Ecco, per ciascuno di questi investimenti, quindi ho una mappatura. Se io, per esempio, mi occupo di digitalizzazione dei servizi e delle amministrazioni comunali, qual è la mia scheda tecnica di riferimento? E questo quadro, questo tabellone me lo dice. Quali sono le schede tecniche? Le schede tecniche sono 29. Mi limito a guardarne qualcuna, perché adesso non è importante che entriamo proprio nel merito, diciamo, delle singole schede. La costruzione di nuovi edifici, l'acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchie, di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche, servizi informatici di hosting e cloud, data center, produzione di biometano, produzione e stoccaggio di idrogeno in aree industriali dismesse, realizzazione di infrastrutture per la mobilità personale, imboschimento, finanziamenti a imprese e ricerca, collegamenti terrestri, illuminazione stradale e così via. E queste sono le schede tecniche. Sono schede che valgono per tutti. Valgono per il nostro piano, valgono per gli altri piani. Che cosa trovo delle schede tecniche? Trovo le attività economiche assimilabili a quelle degli interventi del piano, il campo di applicazione della scheda, il principio guida, che è il presupposto ambientale per il quale è necessario adottare la tassonomia. Tra poco questo sarà più chiaro, adesso capirete perché. I vincoli di NSH, come questi vincoli devono essere fatti rispettare sia nella fase di realizzazione sia nella fase di esercizio, la normativa rilevante. Come diventa applicabile tutto questo? Le schede sono abbastanza corpose, però sono applicabili come? Attraverso checklist. Ricordate come tra gli allegati dell'avviso ce n'era uno che in particolare riguardava il principio di NSH. Che mi dice la scheda? Dice, nel nostro caso, nel caso di questo avviso, potrebbero essere applicabili la scheda 3 di quelle che vi ho mostrato e le schede 6 e 8. Nel caso della scheda 3 io mi sto occupando di acquisti, leasing e noleggio di computer, apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare dispositivi fissi, dispositivi portatili e così via. Nel caso delle schede 6 e 8, e questa è quella che maggiormente attiene, diciamo, al nostro caso, viene previste. No, adesso ci arriviamo. Viene previsto, per esempio, l'acquisto di servizio di hosting, l'acquisto di servizi cloud, servizio elevato da centri dati e così via. A ciascuna di queste te schede tecniche sono associate delle checklist. Le checklist ovviamente stanno anche nell'allegato dell'avviso che abbiamo visto. E qui i soggetti attuatori entrano in gioco, cioè a monte questo, come dire, questo imponente, insomma, lavoro di sistematizzazione, di identificazione di criteri ambientali e poi questo atterra anche a livello dei soggetti attuatori. Per esempio, vedete, gli elementi di controllo ex ante è confermato che i prodotti elettronici acquistati sono dotati di un marchio ecologico ISO di tipo 1, eccetera, eccetera. I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale ISO di tipo 1. Adesso io sto leggendo cose, come potete immaginare, di cui non capisco niente, però sono criteri. Sono criteri nel senso che a livello dei soggetti attuatori, nella misura in cui io mi trovi a fare, ad esempio, acquisizioni di prodotti elettronici, ecco, io devo verificare la loro conformità con i requisiti ambientali. Questo è un piccolissimo esempio metodologico, nel senso che, ripeto, a seconda del tipo di investimento che noi facciamo, noi avremo una checklist e come soggetti attuatori siamo impegnati a verificare sia ex ante sia
in itinere durante l'attuazione che questi punti di controllo siano rispettati. Ecco, qui diciamo io le checklist sono, come potete immaginare, insomma, per quello che ho capito, non sono particolarmente, in questo caso almeno, particolarmente complesse o lunghe, diciamo. Naturalmente ci sono casi in cui, immagino per esempio sulle infrastrutture, sugli interventi su edifici pubblici, la complicazione, diciamo, sia maggiore. Però il metodo, il criterio è questo, cioè come soggetto attuatore io so che il mio investimento è associato ad una certa scheda tecnica in cui ci sono le prescrizioni perché il mio investimento non abbia impatti negativi sull'ambiente, do not significant harm, e per implementare le schede io ho già fatte delle checklist e devo seguire vari punti di controllo in fase ex ante, in fase di attuazione. Con gli esiti di queste checklist, io tra l'altro devo poi alimentare anche l'informazione, in particolare sul sistema Regis. E quindi vedete, insomma, alla fine come atterra questa normativa molto complessa, devo dire, come atterra, diciamo, per i soggetti attuatori. Allora, adesso passiamo immagino, insomma, forse sono stato troppo ottimista, insomma, io poi diciamo nel merito non posso entrare in una questione di competenze, diciamo, certamente diciamo le checklist avranno la loro, molte checklist avranno le loro asperità, insomma, a seconda del settore di cui ci si occupa. Allora, passiamo adesso alla terza parte. Abbiamo esaurito il tema dell'ammissibilità delle proposte, abbiamo visto l'applicazione del principio di NSH. Adesso entriamo negli articoli che riguardano gli obblighi per i soggetti attuatori. Vedremo poi quali sono le modalità di gestione, per esempio rispetto al monitoraggio, alla rendicontazione, all'erogazione dei finanziamenti. Vediamo quali sono le altre disposizioni, le risorse, diciamo, qual è la finanziabilità delle risorse umane nell'ambito del PNRR, intendo dire le risorse umane impegnate nell'attuazione. Ecco, qui diciamo è sufficiente che io faccia come dire, un po' una carrellata, nel senso che per quello che ci siamo detti finora, man mano che io scorro questi obblighi, dovrebbero risultarci chiari sostanzialmente, almeno nella loro impostazione generale. Articolo 11.1. Il soggetto attuatore è obbligato ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, quindi diciamo obbligo generale di rispetto, diciamo, delle disposizioni pertinenti. Qui il tema in gioco non è tanto rispettare disposizioni pertinenti, ma conoscerle in questa situazione, ripeto, un po' frammentata, insomma, della informazione. B. Obbligo di assicurare l'adozione di misure adeguate, volte a rispettare il principio di sana gestione, finanziaria, disciplinato ovviamente dai regolamenti comunitari, anche dalle nostre norme, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interesse, frodi, corruzioni, e assenza del cosiddetto doppio finanziamento. Abbiamo parlato, doppio finanziamento no, cumulo o addizionalità sì. Rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, e di questo abbiamo parlato, applicando le linee guida di cui è l'allegato 4 del presente avviso. Rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti dal piano e in particolare l'obiettivo, la marcatura, si parla sempre di tagging, in realtà la parola italiana esiste, marcatura,
e quindi contributo agli obiettivi della transizione climatica e digitale. Qui abbiamo detto, certamente questo è un obbligo del soggetto attuatore, non è un qualcosa che implica una stima, ripeto ancora una volta, dell'impatto del proprio specifico progetto sugli obiettivi della transizione climatica e digitale, ma è piuttosto assicurarsi che la progettazione e l'attuazione del progetto rispettino i requisiti stabiliti a livello di misura per quanto riguarda la marcatura ambientale e digitale. L'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, ricordate come abbiamo parlato di principi trasversali, in particolare per quanto riguarda i giovani e la parità di genere. Infatti, vedete, nel D io ho il principio trasversale della protezione e valorizzazione dei giovani, nella lettera E ho l'obiettivo trasversale del principio di parità di genere. Adottare proprie procedure interne assicurando la conformità ai regolamenti europei, quanto indicato dall'amministrazione responsabile, dare piena attuazione al progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma e nei modi previsti dall'allegato 2. Questo aspetto è sempre particolarmente stringente perché a sua volta l'amministrazione centrale dovrà rendere conto rispetto agli obiettivi e ai traguardi che sono state a lei assegnate. Rispettare l'obbligo di indicazione del codice unico di progetto su tutti gli atti amministrativi e contabili. Assicurare l'osservanza delle procedure di affidamento, delle norme nazionali in materia di appalti pubblici o ogni altra normativa, anche questo va de plano. Assicurare l'individuazione del fornitore e quindi in sostanza emettere diciamo, gli avvisi, insomma, svolgere le procedure per i contratti pubblici comportati eventualmente comportati dall'attuazione dell'avviso in tempo utile, trasmettere le informazioni sui contratti con i soggetti realizzatori, così li definiamo nella terminologia del PNRR, i soggetti realizzatori, quindi dare indicazioni su chi sono i soggetti realizzatori. E quali tempistiche hanno le procedure per la loro attivazione. Individuare poi eventuali fattori che possono determinare ritardi che incidono in maniera considerevole sulla tempistica attuativa, spesso torna questa problematica. Garantire il rispetto delle disposizioni delle norme in materia di aiuti di Stato dove è applicabile. Questo non è un caso in cui si applicano aiuti di Stato, però su questo diciamo, io vi invito sempre a fare un pochino di attenzione, nel senso che ne abbiamo già parlato credo, nel nostro primo incontro. Non è, diciamo, rientra nella materia degli aiuti di Stato qualsiasi incentivo, qualsiasi trasferimento di denaro che un'amministrazione pubblica fa per finanziare attività economiche. Per esempio, anche i comuni, nella misura in cui si trovino a dare dei contributi, per esempio per piccole attività artigianali, turistiche, commerciali, stanno dando degli aiuti. Riconoscere che siamo all'interno della normativa sugli aiuti di Stato è importante per prevenire sanzioni, nel senso che ci sono delle regole precise che vanno seguite perché questi aiuti siano legali. In caso contrario, si possono aprire delle situazioni di violazione delle norme comunitarie e di successive sanzioni. Le sanzioni, tra l'altro, si ribaltano sui soggetti che hanno percepito i fondi, cioè sulle imprese, sulle piccole attività commerciali o turistiche o quello che sia. E quindi, diciamo, è un aspetto, diciamo, di cui tenere conto. Diciamo, naturalmente sono assolutamente legali.
questi incentivi, però vanno fatti all'interno di regole precise, per esempio della normativa de minimis o dei regolamenti di esenzione, molto più probabile la normativa de minimis, insomma, e così via. E vanno poi gestiti dal punto di vista informativo sul registro nazionale degli aiuti. Quindi ha una sua complessità, che però è sempre utile tenere presente. Altri obblighi del soggetto attuatore. L'articolo 11, alimentare la piattaforma per raccogliere, registrare, archiviare in formato elettronico dati necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit. Garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema informativo unitario, del sistema REGIS. Insomma, poi dopo dedichiamo uno spazio al sistema REGIS per chiarirne la struttura generale e i principali impegni dei soggetti attuatori. Un'anticipazione, quello che va sul sistema informativo sono dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale. Dopo un attimo ci soffermeremo su questi termini. Quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestones e target della misura assicurando l'inserimento della piattaforma. La questione, diciamo, dei milestones e target va dall'alto verso il basso in fase dal basso verso l'alto in fase attuativa, cioè sono i soggetti attuatori che contribuiscono al conseguimento di questi milestones e target che sono poi definiti a livello centrale, che sono l'oggetto poi della dichiarazione della richiesta di pagamento del MEF alla Commissione europea. Altri obblighi: garantire la conservazione della documentazione progettuale per assicurarne la completa tracciabilità e quindi rendere accessibile questa documentazione alle varie tipologie di controllo che sono possibili, sia del controllo nazionale, su questo tra breve torneremo, sia eventualmente del controllo della Commissione europea. Anche la Commissione europea, ovviamente non su base sistematica, ma attraverso controlli a campione, per esempio, può disporre un'attività di controllo, certo su progetti di maggiore dimensione, non su progetti piccoli. Facilitare le verifiche del Dipartimento, dell'unità di audit della Commissione europea, di altri organismi autorizzati, che verranno effettuati anche attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno che è effettuato il rimborso da parte del Dipartimento. Anche qui si accenna ad una modalità di effettuazione dei controlli che a chi di voi, diciamo, ha lavorato sui fondi è ben nota. Ci sono sia dei controlli cosiddetti di primo livello che riguardano tutta la documentazione fornita a sostegno della rendicontazione, sia a costi reali sia effettuata attraverso opzioni semplificate di costo. Cosiddetti controlli di primo livello, e poi ci sono dei controlli cosiddetti di secondo livello che sono effettuati su base campionaria. Altri obblighi del soggetto attuatore: contribuire al raggiungimento di milestone e target, completare l'intervento entro i termini indicati, inoltrare la domanda di erogazione del finanziamento allegando la documentazione. Chiaramente il facsimile della domanda di erogazione è uno degli allegati della misura, ma comunque va gestito sempre in forma elettronica, garantire una tempestiva informazione del Dipartimento, dell'amministrazione titolare sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile e penale che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto. Facciamo questo moduletto e poi facciamo una breve pausa. Abbiamo dato un'occhiata agli obblighi per i soggetti attuatori.
diamo un'occhiata anche alle modalità di gestione, cioè agli articoli dell'avviso che riguardano le cosiddette modalità di gestione. Nell'ambito di questo articolo dell'avviso si parla di monitoraggio, di controlli, di rettifiche finanziarie, di eventuale disimpegno delle risorse, di informazione, pubblicità e comunicazione. Monitoraggio. Allora, abbiamo già detto, e su questo fra breve torneremo, che le amministrazioni, soggetti attuatori, devono intervenire, devono operare sul sistema REGIS. Operano in collaborazione con le amministrazioni centrali titolari delle diverse misure. REGIS non è solo un sistema di monitoraggio, è un sistema informativo unitario e quindi supporta le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione, di controllo del piano e permette lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governanza del piano. I principali obblighi del soggetto attuatore sono quelli di alimentare la sezione di REGIS dedicata ai progetti. In questa sezione, quindi naturalmente devono svolgere delle attività che riguardano la compilazione dei moduli di anagrafica del progetto, cioè devono permettere di identificare adeguatamente il progetto e poi devono inserire i dati relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del progetto stesso. Però su questo fra breve torniamo in maniera più diffusa. Controlli. Abbiamo detto, ci sono dei controlli, fatti sul complesso delle rendicontazioni finanziarie, sia costi reali sia quelle che sono invece effettuate sulla base di opzioni semplificate di costo. E quindi, l'articolo 12.2 ci ricorda che con le modalità che riterrà opportune verranno effettuate verifiche e controlli a campione sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico del progetto. Quindi, diciamo, in prima battuta chi fa i controlli è l'amministrazione titolare della misura. Anche il MEF, attraverso la sua unità di audit, e la Commissione europea possono successivamente intervenire attraverso controlli eventualmente fatti a campione ed eventualmente in un'ottica, diciamo, di controlli di secondo livello. Controlli. In caso di verifica, naturalmente, di mancato pieno rispetto della disciplina, si procede alla revoca totale o parziale del contributo al recupero delle eventuali somme già erogate. Quindi i controlli negativi implicano o la rettifica, diciamo, delle somme eventualmente già erogate. Naturalmente qui c'è una particolarità, diciamo, dovuta un po' al fatto che siamo dentro il PNRR, che riguarda un'attenzione specifica dedicata all'effettivo conseguimento di milestone e target, oltre che alla regolarità della spesa finanziaria. Questo però vale anche per i fondi, comunque, cioè l'attenzione al fatto che il progetto sia stato realizzato secondo, in coerenza, diciamo, con le disposizioni iniziali, diciamo, vale naturalmente anche per i fondi. Le difformità rilevate sono oggetto di rettifica finanziaria 12.3, cioè in sostanza, diciamo, le somme vengono recuperate dall'amministrazione centrale a fronte di irregolarità rilevate. Il punto 12.4 è, diciamo, un punto da interpretare, nel senso che qual è un po' il problema? Cioè, esiste una possibilità, diciamo, che il soggetto attuatore realizzi il progetto sulla base delle specifiche che gli sono state date.
quindi raggiungendo i milestones e target di propria competenza, ma l'amministrazione centrale non raggiunga questi milestones e target perché l'andamento presso altri soggetti attuatori è andato male. Allora, io il 12.4 ve lo leggo, insomma, voi interpretatelo un po' come pensate che sia opportuno. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestones e target, comporta la riduzione proporzionale delle risorse fino all'eventuale totale revoca del finanziamento. E qui in sostanza sembra che stia prefigurando un sistema, come dire, di ribaltamento a cascata del mancato raggiungimento di milestones e target sugli soggetti attuatori. Nel secondo comma dice però il Dipartimento adotta tutte le iniziative volte ad assicurare il raggiungimento di target e milestones stabiliti nel piano, laddove comunque essi non vengano raggiunti per cause non imputabili al soggetto attuatore, la copertura finanziaria degli importi percepiti o da percepire per l'attività realizzata e rendicontata è stabilita dal Dipartimento in raccordo con il Servizio Centrale per il PNRR. E questo in sostanza implica una via d'uscita, nel senso che un'amministrazione che ha realizzato, diciamo, effettivamente nei tempi i compiti che gli erano stati assegnati, non può essere, come dire, penalizzata dal fatto che per effetto del mancato raggiungimento di target e obiettivi da parte di target e milestone da parte di altri soggetti attuatori, diciamo, nel suo complesso la misura non abbia raggiunto, diciamo, la performance richiesta. 12.4. 12.5, informazione, pubblicità e comunicazione. Questo è quello che vi dicevo prima quando abbiamo parlato un po' degli elementi comuni dell'ammissibilità. Anche nell'ambito del PNRR devono essere rispettate le norme applicabili in materia di informazione e pubblicità. In particolare, vedete, nel caso dell'avviso che stiamo esaminando, il soggetto attuatore deve obbligatoriamente riportare su qualsiasi documento, sito web, comunicazioni a valenza esterna, riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con un'esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea. Questo è obbligatorio, può portare addirittura a rettifiche, a penalizzazioni. Il soggetto attuatore si impegna altresì a fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto anche online, sia web che social, e quindi bisogna dire, il soggetto attuatore deve dire come sta andando il suo progetto, in linea con quanto previsto dalla strategia di comunicazione del piano. Ok, adesso quello che ci aspetta è un accenno a come funziona il sistema dei pagamenti. D'altra parte un pochino abbiamo anche già parlato, diciamo, negli scorsi webinar, e un accenno, un'impostazione generale del sistema Regis. Volevo lasciare un po' di tempo soprattutto per parlare di Regis, quindi io mi limito, per quanto riguarda un po' il circuito finanziario, a dare qualche flash. Allora, anche qui, no, l'avviso che stiamo esaminando è molto semplificato, prevede un finanziamento in un'unica soluzione, con una domanda di erogazione che include il certificato di regolare esecuzione, l'eventuale checklist che riguarda il principio DNSH e la certificazione del completamento delle attività. Esistono casi, diciamo, più complessi, c'è il manuale delle procedure finanziarie degli interventi, che è un allegato ad una di queste circolari del MEF, che stabilisce regole più dettagliate, più specifiche. Alla fine, diciamo, soprattutto per i soggetti attuatori, il messaggio principale, insomma, è come dire, questa ripartizione un po' standard dei pagamenti, di cui abbiamo parlato anche
nella scorsa riunione. Cioè, ripeto, il manuale standardizza proprio questa modularità di erogazione dei pagamenti, per cui ho l'anticipazione del 10%, ricordo una domanda in cui diceva, ma non potrebbe essere maggiore. Dice il manuale della RGS, della Ragioneria Generale dello Stato, in casi eccezionali, e comunque questa è una problematica che riguarda l'amministrazione centrale e non i singoli soggetti attuatori, quindi non ci possono essere casi speciali per i soggetti attuatori. Quindi l'anticipazione del 10%, due quote di intermedi fino al raggiungimento del 90% e poi il saldo del 10%. Ripeto, questo è un profilo standardizzato dei pagamenti. Tra l'altro, tutte le informazioni sui pagamenti vanno poi registrate, diciamo, nel sistema Regis. Un punto che volevo commentare con voi è questa tabellina che io ho dimenticato di mettere la fonte, cosa che, diciamo, di cui mi diciamo che mi dispiace, ma è comunque quel manuale del Ministero di cui vi dicevo in precedenza, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che ripeto, per chi di voi magari vuole diventare un cultore della materia, per interessi personali o per interessi dell'ente, diciamo che io raccomando molto. Vedete, c'è una tabellina molto, molto semplice, ma anche molto chiara di come si svolge il processo di controllo. Noi abbiamo il soggetto realizzatore che nella terminologia del PNRR è il soggetto che realizza, per esempio, i lavori, nel caso specifico che supporta l'amministrazione alla migrazione dei dati sulla piattaforma, no? Quindi una società di consulenza informatica, insomma. Ecco, il soggetto realizzatore che fa rendiconta ovviamente i giustificativi di spesa. Poi abbiamo il soggetto attuatore, il RUP in particolare, che raccoglie i dati e segue ovviamente i controlli. Questa è una banalità che vi dico, ma anche a livello del soggetto attuatore, ovviamente, che è un'attività primaria di controllo, produce le autodichiarazioni e carica sul Regis la rendicontazione delle spese e la richiesta di pagamento alla DG. Interpreto meglio la domanda che era stata fatta in precedenza. C'è una interoperabilità, spero pienamente raggiunta, fra il sistema Regis e le piattaforme eventualmente adottate dalle amministrazioni centrali. La piattaforma di cui abbiamo parlato è una piattaforma del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E naturalmente il RUP paga. Quali sono i punti di controllo? I principi del PNRR, rispetto di milestone e target, principi trasversali e così via. DNSH, che è una maledizione da cui non vi libererete facilmente. Legalità, regolarità e ammissibilità, scherzo, naturalmente mi permetto di fare qualche battuta, diciamo, sdrammatizzante. Legalità, regolarità, ammissibilità della spesa, doppio finanziamento, conflitti di interesse, quindi sana gestione finanziaria. Le direzioni generali dell'amministrazione titolare, questa è una guida del MIMS, ma questo vale ovviamente per tutte le amministrazioni, fa i controlli formali al 100%, cioè verifica che effettivamente le carte stiano a posto, e poi fa un'attività campione on desk ed eventualmente in loco, e questo per chi si occupa di fondi riconosce la terminologia dei controlli di secondo livello, sulla legalità e regolarità delle procedure e delle spese rendicontate. Anche qui punti di controllo, principi PNRR, DNSH, legalità, regolarità e ammissibilità della spesa, doppio finanziamento, conflitti di interesse. L'unità di missione del PNRR verifica ancora il controllo formale al 100% sulla documentazione ricevuta, sulla coerenza dello stato di attuazione, sulla coerenza complessiva sui programmi di spesa,
fa dei controlli a campione on desk, eventualmente in loco, sulla legalità e regolarità delle procedure delle spese rendite contate. Quindi vedete un incrocio di numerosi livelli, e qui stiamo parlando ancora, diciamo, non tracciamo, insomma, ma immaginiamo poi la parte di controllo invece che viene svolta in particolare dal MEF attraverso la sua unità di audit. Se i controlli vanno bene, c'è la richiesta di pagamento. Se i controlli non vanno bene, cioè, ci sono azioni correttive. Una, insomma, una sovrapposizione, scusate, non posso non dire questa parola, una sovrapposizione imponente, diciamo, di attività di controllo. Un'altra cosa che forse può interessarvi, ecco qui vado rapidamente su queste slide. Sono possibili variazioni del progetto? Sì, sono possibili, però vanno naturalmente da parte, intendo, del soggetto attuatore. Sono possibili, ma vanno concordate con l'amministrazione titolare dell'intervento e comunque non possono modificare milestones e target. Articolo 14. Esistono meccanismi sanzionatori? Esistono, ma meccanismi sanzionatori nel caso in cui vengano violate delle norme. Per esempio, su informazioni, anche su informazioni e pubblicità, anche se variazioni non concordate con l'amministrazione, mancato raggiungimento degli obiettivi previsti all'investimento ammesso a finanziamento, motivo di revoca del finanziamento. Esistono poteri sostitutivi? Esistono poteri sostitutivi, una procedura abbastanza complessa, regolata. Dal decreto legge che viene citato nell'articolo 16, diciamo, la presidenza del Consiglio dei Ministri, in caso di inerzia del soggetto attuatore, può mettere in opera una serie di procedure che portano alla sostituzione diciamo, del soggetto attuatore con altre amministrazioni o con commissari ad acta. Quindi è possibile sostituire il soggetto attuatore inadempiente. Gli articoli finali, insomma, che non commentiamo perché sono generali, diciamo, e non hanno una particolare specificità rispetto alla materia del PNRR. Un accenno anche alla questione delle risorse umane. Allora, è possibile che a valere su risorse del PNRR siano remunerate delle risorse oggettivamente e documentabilmente impegnate nelle attività di realizzazione del PNRR, in particolare esperti esterni a risorse provenienti da reclutamenti a tempo determinato. Invece non sono finanziabili a valere sul PNRR le attività di assistenza tecnica. Però con risorse non del PNRR, ma con risorse nazionali, in effetti delle attività di assistenza tecnica sono state in effetti avviate. Devo dire, qui molte amministrazioni si sono mosse di propria iniziativa, per esempio garantendo attività di formazione, molte amministrazioni centrali garantendo per esempio attività di formazione. Lo stesso MEF, per esempio, ha fatto delle attività formative proprio sul sistema Regis. Io questo me lo segnalo, magari ne intercettate qualcuna, insomma, questo potrebbe essere interessante, insomma, perché lì il problema di Regis è proprio entrare nelle singole tabelle e vedere come si fanno, e questo noi non siamo nella sede per farlo. Ecco, come vi dicevo, c'è stato un accordo con la Cassa Depositi e Prestiti che dovrebbe fornire dei servizi, diciamo, di assistenza tecnica sia alle stesse amministrazioni centrali sia ai soggetti attuatori. Io però, insomma, ecco, qui mi limito a farvi due accenni che forse possono esservi utili. La prima è che esiste un portale che si chiama Capacity Italy. Non so, magari qualcuno di voi ci è andato, che è un portale che dà informazione e supporto diciamo alle pubbliche amministrazioni per l'attuazione del piano. Il portale è suddiviso in due sezioni, c'è cioè una sezione pubblica aperta in cui ci sono per esempio delle FAQ, tra l'altro devo dire, le ho viste e mi sembra abbastanza interessante, mi sembrano abbastanza interessanti, cioè, toccano effettivamente dei punti
rilevanti, insomma, dell'attuazione. Quindi una parte open con FAQ, modulistica, eccetera, e poi c'è un servizio riservato agli iscritti al portale Regis e ai responsabili unici di procedimento, che quindi possono interfacciarsi più direttamente con i tecnici che stanno dietro, insomma, ecco, il portale. Anche forse un altro aspetto, diciamo, che per alcuni di voi almeno potrebbe essere interessante è che da poco è stato avviato un fondo di 30 milioni di euro per assunzioni a termine finalizzate a rafforzare la capacità amministrativa dei piccoli comuni impegnati sul PNRR. E si prevede di raggiungere 760 amministrazioni con meno di 5.000 abitanti, e c'è un plafondo di 1.000 risorse, potenziamento, diciamo, della capacità. Queste naturalmente sono risorse, queste sono risorse nazionali. Ecco, uno sguardo proviamo a darlo, insomma, al sistema Regis. Anche qui abbiamo, insomma, una serie di materiale abbastanza ampia, a partire da queste linee guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio, pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato, con una serie di allegati. Se dobbiamo provare a raccontare Regis in poche righe, dal punto di vista dei soggetti attuatori, allora, noi dobbiamo partire dal fatto che su Regis noi troviamo precaricate una serie molto importante di informazioni. In particolare, le amministrazioni centrali, e è compito delle amministrazioni centrali caricare sul sistema Regis tutti i dati relativi agli aspetti di propria competenza, e quindi i dati relativi alle misure, riforme, investimenti, subinvestimenti che afferiscono alle varie missioni e componenti, i milestones e i target di riferimento, gli indicatori, i piani finanziari relativi ai diversi investimenti, in sostanza le dotazioni finanziarie, i cronoprogrammi di misura, i tag ambientali e digitali. Adesso sappiamo che sono i tag, le marcature ambientali e digitali. I soggetti attuatori lavorano all'interno di questa struttura di dati precostituita dalle amministrazioni centrali. A che livello lavorano? A loro livello, cioè a livello dei dati di progetto. Inserendosi all'interno della cornice di informazioni riguardanti investimenti, subinvestimenti, devono fare sostanzialmente. Forse, questo è però il titolo della slide, Regis in poche righe. Devono fare l'anagrafica, devono compilare l'anagrafica, devono immettere informazioni che riguardano l'avanzamento fisico, procedurale e finanziario nella sezione del modulo progetti. Cioè, diciamo, nell'ambito di Regis, i soggetti attuatori intervengono sul modulo progetti, ovviamente, perché è la parte di loro pertinenza. Cosa hanno fatto le amministrazioni centrali? Hanno costruito e inserito e aggiornano i cronoprogrammi procedurali di misura, basate poi su quei momenti relativi ai vari milestones e target che devono essere raggiunti, articolati quindi, diciamo, secondo quelle informazioni principali di base. Registrano i dati relativi all'avanzamento di milestones e target, per aggregazione naturalmente di quello che ricevono dal basso, diciamo, dall'informazione dal basso, nel senso che io posso mettere obiettivi, come amministrazione centrale, posso mettere gli obiettivi, ovviamente, di milestones e target, inserire nel sistema, e poi però ovviamente in fase di attuazione aggrego i dati che mi vengono, diciamo, dai vari soggetti attuatori per capire a che punto siamo rispetto a quei vari milestones e target. Che fanno ancora? Creano le procedure di attivazione, le cosiddette PRAT, relative alle diverse misure. Per esempio, l'avviso che abbiamo visto è una PRAT, è una procedura di attivazione, e io ovviamente la trovo
inserita, registrata sul sistema informativo. Creano le mascherine dei progetti, validano i dati di avanzamento dei progetti inseriti sul REGIS, inseriti da chi? Inseriti dai soggetti attuatori, naturalmente. Questo è il compito delle amministrazioni centrali. Cosa devono inserire i soggetti attuatori? Elementi anagrafici, identificativi e di localizzazione, i soggetti correlati, ovvero i soggetti che a diverso titolo hanno a che fare con il progetto, ad esempio i soggetti realizzatori, le informazioni sulle procedure di affidamento di lavori, l'acquisto di beni e realizzazione di servizi, la pianificazione dei costi e delle relative voci di spesa relativi ai singoli progetti selezionati, il cronogramma procedurale di progetto, e quindi quando affiderò i lavori, quando avvierò i lavori, quando concluderò i lavori, quando farò eventuali collaudi, e così via. Ovviamente a seconda della tipologia del progetto cambiano i milestones, come si dice nel cronogramma procedurale. Inserire gli avanzamenti procedurali e finanziari. Ho fatto il bando per l'affidamento dei lavori, ho avviato i lavori, ho concluso i lavori e così via. Avanzamenti fisici, incluso questi esempi avevano a che fare con il procedurale. Avanzamenti fisici, incluso il contributo del progetto al conseguimento del target della misura a cui è associato gli indicatori comuni dell'Unione Europea. E quindi, ad esempio, quanti ragazzi ho formato nell'ambito di un istituto scolastico, quante scuole ho attrezzato dal punto di vista della sicurezza dell'energia e così via. La documentazione relativa al progetto, quindi devo caricare sul REGIS la documentazione che va dalla fase di pianificazione al collaudo, gli esiti di controllo, insomma tutto quello che, come si dice nella terminologia dei fondi, mi permette di costruire la pista di controllo del progetto. Ogni altra informazione, dato richiesto alla natura del progetto, dalla normativa nazionale ed europea applicabile, dal bando emanato per la selezione del progetto, diciamo, e così via, insomma, tutte le altre informazioni. Dico una cosa banale, prima di mostrarvi invece un documento molto interessante, dico una cosa banale per chi di voi ha confidenza, diciamo, già con il monitoraggio dei fondi. Noi ci muoviamo, diciamo, come dire, nell'ambito del monitoraggio, facendo riferimento all'esecuzione finanziaria, esecuzione fisica, esecuzione procedurale. Quando parlo di esecuzione finanziaria, parlo di dati relativi a impegni giuridicamente rilevanti, ovvero agli impegni di spesa presi in particolare con i soggetti realizzatori da parte dei soggetti attuatori. Parlo di pagamenti. Parlo di giustificazioni, di giustificativi di spesa, diciamo, le fatture elettroniche, insomma, le altre cose. Ormai in un campo, tra l'altro, in un contesto di interoperabilità, molti di questi dati dovrebbero anche provenirmi da altre fonti di informazione. Documentazione amministrativa contabile, come provvedimenti di liquidazione, atti di approvazione dei saldi, certificati di regolare esecuzione e così via. Quando parlo di esecuzione fisica, parlo di valori realizzati degli indicatori, soprattutto di valori realizzati per quanto riguarda gli indicatori relativi al contributo del progetto ai target della misura ed ogni altro avanzamento significativo. Il dato principe qui è quello del target definito per la misura nel suo complesso, che siano persone formate, che siano giovani accompagnati al lavoro, che siano sistemi informativi implementati e così via. Il valore realizzato degli indicatori comuni dell'Unione Europea, esistono una serie, diciamo, un numero di indicatori che l'Unione Europea ha stabilito per verificare l'impatto complessivo del piano. Non ho parlato molto di questo per la verità perché è abbastanza lontano, diciamo, dalla nostra operatività. Riguarda piuttosto le amministrazioni centrali, l'upload dell'eventuale documentazione a supporto. Quando parlo di esecuzione procedurale, parlo di dati che riguardano le date di inizio e fine del cronoprogramma e quindi l'iter di progetto man mano che viene completato, l'inserimento del CIG e delle eventuali procedure
di affidamento, i dati relativi alle procedure di aggiudicazione, l'eventuale documentazione a supporto, come sempre la documentazione relativa alla gara. Questo per chi di voi, ripeto, ha un po' di pratica, diciamo, sui fondi, è una slide molto ben conosciuta. Invece volevo introdurvi ad una guida d'Italia domani che diciamo, è particolarmente utile, che in particolare è proprio dedicata ai soggetti attuatori, nel senso che mostra, secondo me, in maniera abbastanza efficace come si svolgono le funzioni relative come dire, ai diversi step, diciamo, richiesti per l'alimentazione di Regis. Quindi vi ho scritto tra l'altro il link per chi di voi ha interesse, diciamo, io invito naturalmente a guardare la guida, magari anche prima, diciamo, nella misura in cui abbia l'accesso a Regis. L'accesso a Regis è riservato, diciamo, a chi opera, cioè quindi alle amministrazioni titolari di progetti, ai RUP, però le amministrazioni possono comunque, naturalmente possono accedere, ecco, e quindi abbiamo il modulo di richiesta utenze, la profilatura, le modalità di accesso, il fascicolo di progetto, che è, diciamo, un aspetto, come dire, un po' il cuore sostanzialmente dell'attività di informazione da parte degli enti, rendicontazione spese, utilità e reporting. Ecco qui io mi sono limitato a mostrarvi, a prendere qualcuna, diciamo, delle mascherine, anche semplicemente un po' per familiarizzare proprio con la forma delle tavole. Ad esempio, delle numerose tavole, questa è quella che riguarda l'anagrafica del progetto, quindi questo suppone che noi ci siamo già registrati a Regis, che abbiamo fatto il primo ingresso e adesso stiamo navigando, in particolare nella sezione che riguarda, l'anagrafica. E qui vedete, io posso inserire, innanzitutto, la classificazione del progetto, la localizzazione geografica, inserire l'eventuale presenza di regimi di aiuto, dettagli aiuti, posso inserire soggetti correlati, posso inserire i dati relativi a finanziamento, costo ammesso, impegno, inserire il cronogramma, la procedura di aggiudicazione, la gestione delle spese, in particolare per quanto riguarda i pagamenti a costi reali, i giustificativi di spesa, i percettori, i pagamenti a costi semplificati. Ricordate che ne abbiamo parlato in avvio, diciamo, di questo webinar. E poi c'è una sezione, diciamo, di validazione. Tenete presente che tutti i dati che vengono inseriti dai soggetti attuatori vengono poi validati dalle amministrazioni centrali di riferimento. E qui ho sempre nell'anagrafica la tabella di gestione delle spese, e quindi con i riferimenti che riguardano i pagamenti, che riguardano i giustificativi, che riguardano il dettaglio dei singoli pagamenti. Insomma, le altre varie informazioni nel caso specifico che riguardano, diciamo, la gestione delle spese. E questa è la parte che riguarda la creazione di rendiconti, diciamo, diciamo, ed è che ovviamente, diciamo, preliminare alla formulazione, diciamo, delle domande di pagamento all'amministrazione centrale di riferimento. Allora, questa slide per la verità, certamente sì, vengono validati, c'è un controllo che abbiamo visto al 100%, diciamo, da parte delle amministrazioni centrali, dal punto di vista, diciamo, della validità formale. Questa slide, secondo me, è molto interessante, ma io vi
vi grazio, diciamo così, da commentarla, diciamo, alle 11:53, perché anche ha caratteri un pochino piccoli, però in sostanza vi invito, però adesso al di fuori dello scherzo, insomma, vi invito ad esaminarla, e se avete interesse anche a procurarvi questa guida del MIMS, che è molto chiara, e qui è interessante perché è un po', come posso dire, un diagramma di flusso del processo di monitoraggio procedurale ed economico procedurale ed economico degli investimenti. E quindi, diciamo, vedete come sono ripartiti i compiti, in particolare fra il servizio centrale del PNRR, la direzione servizio centrale presso il MEF in particolare, la direzione generale del Ministero, l'unità di missione. Ricordate che ogni amministrazione centrale ha un'unità di missione, e poi, diciamo, i soggetti attuatori. E quindi, diciamo, c'è, come vedete, anche un processo di interazione e di verifica. Ad esempio, vedete, l'ufficio 2 monitoraggio verifica le informazioni aggiornate sul sistema informativo da parte del soggetto attuatore rispetto al cronoprogramma. Un controllo stringente è fondamentale in un piano che ha tempi così serrati di attuazione, e in cui il mancato rispetto delle scadenze prestabilite può condurre, diciamo, a effetti molto spiacevoli. Sul Registro io mi rendo conto, diciamo, che ci vorrebbe come dire, una discussione, un accompagnamento, diciamo, molto più di dettaglio, che però secondo me ha senso fare direttamente sul portale. Per adesso però vi invito a scaricare questa guida d'Italia Domani e a leggerla, perché è molto chiara e fa capire molto, diciamo, di come funziona il sistema informativo.